Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la parola della settimana. La parola di questa settimana è onda, che viene dal latino onda, che significa appunto onda, vortice. Cos'è un'onda? Un'onda è un'elevazione, una curva o un circolo concentrico che si forma su una superficie liquida a partire da un movimento o un'agitazione. In questo caso, un'elevazione come può essere un'onda del mare. Un circolo concentrico come quando, per esempio, lanciamo dei sassi in una superficie, quindi in un lago, in un fiume, nel mare. E quindi l'onda è appunto il disegnino che si forma sulla superficie del liquido. L'onda può essere anche relativa ad un andamento sinuoso, quindi una curva di un corpo flessibile, come possono essere i capelli, quindi le onde dei capelli. Come può essere un tessuto, l'onda del tessuto, oppure il movimento che facciamo con la mano quando salutiamo qualcuno. Può essere inteso anche come un movimento tumultuoso e travolgente, per esempio un'onda di passione, un'onda di tristezza. In architettura, un'onda è un motivo ornamentale con onde o volute che si rincorrono tra loro. Uno dei campi in cui viene maggiormente utilizzata la parola onda è quello scientifico. In fisica l'onda è considerata come l'andamento generalmente periodico della propagazione di un movimento vibrazionale attraverso un mezzo o un corpo elastico. Abbiamo diversi tipi di onde, ci sono le onde luminose come gli infrarossi, gli ultravioletti, le onde sonore, le onde elettromagnetiche che sono oscillazioni concertate di campi elettrici e di campi magnetici e che di solito si muovono in un movimento ortogonale rispetto all'oscillazione stessa. Poi ci sono le onde gravitazionali, che sono campi gravitazionali variabili nel tempo, che si formano nel momento in cui la distribuzione di materia e energia si modifica nel tempo e che si propagano nel vuoto alla velocità della luce. L'onda d'urto avviene quando si supera la velocità del suono. La lunghezza d'onda è la distanza tra i due massimi consecutivi di un'onda. La funzione d'onda permette di calcolare le probabilità che una particella si trovi in un determinato istante in una specifica regione spaziale. In geologia abbiamo l'onda sismica, che è l'onda grazie alla quale si propaga l'energia di un terremoto. Come funziona? Qual è il suo funzionamento? Le onde interne si generano dall'ipocentro e una volta arrivate sulla superficie terrestre, dall'epicentro poi si propagheranno le onde esterne. In radiotecnica abbiamo le onde hertziane, che in base alla lunghezza d'onda e alla frequenza si possono dividere in lunghe, medie e corte. In questo caso abbiamo anche un significato figurativo che riguarda la radio e la televisione. Per esempio, andare in onda, mettere in onda, significa per l'appunto essere trasmesso, trasmettere in radio o in televisione. E fuori onda è un'altra accezione che viene utilizzata per avvenimenti che accadono prima della messa in onda e quindi dove il soggetto non è di fronte alla telecamera o di fronte al microfono e non sa di essere ripreso o di essere registrato. In medicina si considera onda l'espansione o il movimento di un organo o di parte di esso, come per esempio le onde peristaltiche, oppure le curve dei tracciati ottenuti dalla registrazione grafica di fenomeni meccanici o elettrici, come l'elettrocardiogramma, l'elettroencefalogramma, insomma, tutte queste prove. In linguistica esiste la teoria delle onde,
che afferma che le corrispondenze parziali tra lingue indoeuropee sono dovute a innovazioni che si sono espanse come onde nei territori che corrispondono poi ai luoghi dove si è sviluppata quella lingua. In senso astratto, l'onda è l'andamento di un fenomeno periodico, come può essere per esempio in economia oppure a livello giornalistico. Quindi si utilizzano i termini onda lunga o onda corta per parlare degli eventi. Abbiamo poi tutta una parte figurativa, che può essere, per esempio, essere sulla cresta dell'onda significa essere in auge, stare sulla stessa lunghezza d'onda è invece un modo per dire che si è in sintonia, che si pensa nello stesso modo. Captare l'onda vuol dire capire la situazione, leggere tra le righe di una situazione. Stare sull'onda vuol dire seguire le tendenze del periodo. E poi abbiamo le onde di calore, di freddo che riguardano i cambi repentini di temperatura. Anche per questa settimana è tutto, continuate a seguirmi con questo progetto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!